È di 6 morti, 8 feriti, di cui uno grave, una decina di dispersi. Il primo bilancio delle vittime del crollo di un enorme seracco sulla Marmolada avvenuto nel primo pomeriggio. La situazione in evoluzione ed è difficile allo stato attuale dare con certezza il conto dell'accaduto. Il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, dice: sto costantemente informato. Secondo quanto si apprende da fonti dei soccorritori, i corpi sarebbero stati estratti dalla massa di ghiaccio, ma non ancora recuperati e portati a valle. Le ricerche sono ancora in corso per verificare la presenza di altre persone.